Buonasera, bentrovati. Prima puntata di questo mese di maggio del nostro programma dedicato alle famiglie, l'armonia della vita. Voglio subito salutare il carissimo Don Vincenzo. Bentrovato, ciao Don Vincenzo. Ciao a voi, ciao a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Sarà una puntata un po' particolare perché ovviamente i tempi televisivi ci costringono a dover rimodulare la nostra presenza, però avremo comunque in collegamento Skype una bella testimonianza che vedremo insieme in diretta con Pier Marco ed Emma che ci presenteranno un po' il loro libro dedicato alla famiglia, alla loro esperienza. Ma prima di tutto vogliamo partire dal tema della puntata, perché siamo giunti al capitolo 7 di Amoris Laetitia. Educare i figli, una chiamata, una sfida, una gioia. Ecco, Don Vincenzo, allora, questa sfida della genitorialità, ecco, presentiamo un po' in questi termini la nostra puntata odierna, che vede ovviamente protagoniste tutte le coppie, i figli, questa responsabilità che potremmo dire lega entrambe le figure all'interno della famiglia. Ecco, partiamo dall'approccio alla genitorialità in questo 2022. Sì, lo direi con un'espressione cara a Papa Francesco, che ripropone proprio all'inizio del capitolo settimo. Dove sono i figli? Per i genitori, dove sono i figli? Papa Francesco più volte alle famiglie chiede di interrogarsi su questo. E questo dove non riguarda tanto un luogo, uno spazio, perché spesso nella genitorialità si cerca di occupare gli spazi anche dei figli, gli spazi dove loro si muovono. Ecco, Papa Francesco invece dice che il dove deve riguardare altro, dove si trova in un senso esistenziale il figlio, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, è il numero 261 di questo di Amoris Laetitia, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo le domande che faccio ai genitori sono: cerchiamo di capire dove i figli veramente sono nel loro cammino, dov'è realmente la loro anima, lo sappiamo e soprattutto lo vogliamo sapere? Ecco, generare, lo abbiamo ripetuto più volte anche nel corso delle puntate precedenti, spesso può essere considerato l'atto fisico di dare una vita ad un'altra persona, e questo è già molto bello, molto grande. Abbiamo detto che collaborare al progetto creativo di Dio, ma generare un figlio significa accompagnarlo poi per tutta la vita, e quindi in questo accompagnamento essere noi presenti, responsabili, attivi, essere noi come adulti, come genitori in modo particolare, accanto al figlio che da bambino ha bisogno di conoscere meglio la sua identità di figlio e quindi anche di fratello in mezzo ad altri fratelli in casa e fuori casa. Nel cammino della genitorialità, quando il bambino cresce, pensiamo all'adolescente in modo particolare, crescono anche altre prospettive, l'educazione alla fede, l'educazione alla socialità, l'educazione all'affettività e quindi alla scoperta della propria corporeità. Ecco, il genitore sta accanto al figlio e dove il figlio cammina progressivamente nella sua vita, cerca di ripensarsi accanto a questo figlio, non con schemi preconcetti, ma, dice Papa Francesco, inventandosi ogni volta, perché il figlio ha bisogno del padre, ha bisogno della madre, ha bisogno di trovare un padre quando lui rientra dalle sue difficoltà, dalle sue delusioni, dalle sue sconfitte, ha bisogno del padre come punto di riferimento. Perché educare non è parlare, ma è dire attraverso la vita, narrare attraverso le scelte della propria vita, narrare la bellezza di questa vita. E il figlio guarda particolarmente a questo.
È bello, Don Vincenzo, questo capitolo, sono belli tutti, ecco, li stiamo rileggendo insieme. Amoris Laetitia davvero ci sta offrendo una visione tutta nuova del concetto di famiglia, del concetto di essere figlio, come anche ci hai spiegato tu. E i numeri del settimo capitolo che compongono questo capitolo dedicato proprio alla genitorialità ma anche alla figliolanza, ecco, sono espressione davvero di questo cuore di padre di Papa Francesco, che poi è stato in qualche maniera corroborato anche dall'ausilio dei vescovi e di tutte le famiglie che hanno partecipato poi al sinodo straordinario dal quale è nata quell'esortazione apostolica che Don Vincenzo tiene tra le mani con una copia. Allora, prima di addentrarci all'interno della testimonianza dei nostri amici Piermarco ed Emma, che già ci stanno aspettando, ci fermiamo per la prima sosta obbligata del nostro programma e poi ritorniamo insieme per parlare di genitorialità e di testimonianza all'interno della famiglia. Eccoci insieme, allora mi sposto dall'altra parte dello studio per accogliere virtualmente nella nostra famiglia di Padre Pio TV Pier Marco Trulli ed Emma Ciccarelli. Buonasera e bentrovati, li dovremmo vedere tra qualche istante. Eccoli qui, buonasera. Separati nel video ma uniti da 30 anni di matrimonio. Ecco, vorrei partire con questa battuta perché oggi abbiamo avuto un po' di imprevisti, ecco, per via, ecco, del traffico, e quindi però ce l'abbiamo fatta, siamo insieme. Con me in studio c'è anche Don Vincenzo. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Buonasera, grazie. Grazie a voi. Allora, io partirei dal libro che Don Vincenzo ha tra le mani, che è stato scritto a quattro mani, Sapore di famiglia, e che racconta un po' l'esperienza di Piermarco e di Emma, un'esperienza di vita coniugale e di vita cristiana. Ecco, 30 anni di matrimonio, voi raccontate questo, chiamiamolo romanzo, un po' che ecco, è anche una sorta di vademecum per le coppie giovani, ma che, ecco, è un traguardo ma anche una responsabilità. Ecco, il segreto, tra virgolette, perché non esistono ricette magiche né incantesimi per un matrimonio longevo. Partirei da Emma. Ecco. Il segreto, ogni coppia ha un suo dinamismo, però il segreto di un matrimonio longevo è prendersi cura del matrimonio. Il matrimonio non è qualcosa che va avanti da solo dal giorno del matrimonio, ma è prendersi cura dell'altro ogni giorno, tutti i giorni della propria vita. E prendersi cura significa nutrire l'altro anche della propria presenza, trovare spazi, sempre spazi in cui la coppia può coltivare la propria relazione. Spesso quando arrivano i figli o quando arrivano le difficoltà si mette da parte un po' il rapporto di coppia, no? Proprio per affrontare le difficoltà. Questo però spesso può portare ad allontanamento. Uno dei segreti è quello di custodire spazi di coppia anche nella quotidianità, perché questo consente comunque al matrimonio di crescere e a entrambi i coniugi di crescere anche e di maturare. Piermarco. Sì, ma per me, ecco, quello che ha detto Emma è fondamentale, cioè il fatto di prendersi cura della relazione è sicuramente la prima cosa. E quindi anche diciamo mettersi in gioco, ecco, poi lo stava dicendo anche questo Emma, cioè prendere un po' sul serio il rapporto e dargli il peso che si ritiene sia importante. Se in tutto questo per la persona la relazione con l'altro, il matrimonio diventa veramente un qualcosa di importante, allora sì, sicuramente le cose vengono incanalate in un certo modo. Poi certo c'è molto necessità del dialogo, questo è un altro dei temi fondamentali, ma il dialogo è un po' l'espressione anche della relazione, quindi se ci si prende cura del rapporto il dialogo e la comunicazione sono importanti, ma noi sappiamo che poi sulla comunicazione a volte ci perdiamo anche per cose molto semplici, quindi direi che imparare a conoscersi, imparare a capire anche
l'altro e anche poi nel tempo imparare a cambiare insieme, perché la relazione è un rapporto dinamico, no? Non è una cosa statica. Anzi, questa forse è una delle cose che Papa Francesco ci ha pure chiesto di vivere, di fare in maniera diversa, cioè ti ho detto non presentate modelli statici, ma insegnate a vivere il dinamismo della coppia, e questo è un tema su cui in effetti ci siamo confrontati. Se dovessimo dire se siamo gli stessi di 30 anni fa, su molte cose siamo cambiati, però il punto di forza è il fatto di essere riusciti a cambiare insieme. Poi certo, magari qualcuno capisce prima e aspetta l'altro, ecco, l'importante è poi stare un po' incordata. Sì, in effetti lo stiamo vedendo anche Don Vincenzo dalle testimonianze che stiamo ascoltando in queste settimane, questa parola chiave, ecco, la definirei così, dinamismo, che ritorna spesso nelle parole dei nostri ospiti, ma anche in quanto ci diciamo noi, perché il Papa non vuole, ecco, questo tanfo, chiamiamolo così, ma vuole il sapore di famiglia, per riprendere un po' il titolo del libro. Sì, a me piacerebbe, guardando ciò davanti il libro, l'indice del libro, il capitolo quarto, ecco, chiedervi come questo dinamismo di famiglia, questo essere coinvolti, questo prendersi cura l'uno dell'altro, è stato poi vissuto nell'accompagnamento della vita sia in famiglia, dei figli, sia nella vostra attività associativa, come Salesiane Luna, come ex scout o ancora scout, non lo so, l'altro, almeno dalle indicazioni che ho ricevuto, ecco come questo dinamismo ha coinvolto poi anche gli altri intorno a noi, figli o altri giovani, altri ragazzi. Chi dei due vuole può. Vai, vado io? Vai, vai due. Diciamo che intanto c'è tanta passione, abbiamo fatto le cose con molta passione, e questo credo che l'abbiamo trasmesso ai nostri figli, perché stanno acquisendo un po' le nostre stessi atteggiamenti e la passione nel fare le cose belle. È importante che ci sia veramente un lavoro di squadra, un gioco di squadra dove si guarda insieme verso la stessa direzione e ci si diverte anche nel realizzare le cose. Questo credo che sia anche il segreto, cioè non fare le cose perché è soltanto un dovere o è necessario, ma metterci anche quel tanto di creatività e anche di gioia che rendono anche le cose più pesanti più leggere. Questo i nostri figli penso che l'abbiano acquisito, perché sono tutti e quattro scout, tre già sono capo scout, lo fanno e non gli è stato imposto, sono scelte che hanno fatto loro e gli sono venute naturali, quindi credo che un po' hanno attinto dal nostro dinamismo, dal nostro sognare insieme e dare un po', mettere le ali a questi sogni. Pier Marco, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, ma sicuramente c'era anche molto in quello che ha detto Don Vincenzo all'inizio, quando parlava del ricentrarsi, un po' riprendendo le parole di Papa Francesco, no? Quello di stare appresso al ragazzo, seguirlo, domandarsi dove sta, cioè, ma non fisicamente, dove sta rispetto a tutto quello che è il suo mondo anche interiore. E questo a volte ci mette in difficoltà, perché la domanda che hai fatto alla fine, Don Vincenzo, era proprio: ci interessa sapere dove stanno i nostri figli. A volte la risposta potrebbe essere, quando uno è molto stanco, no, questa volta non ci interessa. Invece io credo che poi alla fine la domanda ce l'abbiamo ed è a cuore di tutti quanti. Quindi il fatto di ricentrare anche un po' le nostre, non dico le nostre convinzioni, ma quantomeno i nostri punti di vista sulle cose, capire che magari una visione che abbiamo in quel momento non è esattamente così, o perlomeno il nostro figlio la vede in maniera diversa, beh, quello ci aiuta tanto, anche perché noi sappiamo che l'educazione, o perlomeno abbiamo imparato nella nostra esperienza, che nell'educazione non si dà solo, ma si riceve anche tanto, anzi
paradossalmente potremmo dire che riceviamo di più di quanto riusciamo a dare, no? Perché i nostri ragazzi poi alla fine ti sorprendono con le loro posizioni, ti stanano in quelle che sono le piccole bugie o le piccole falsità che uno usa per scusarsi, no? Magari per non fare brutta figura. E invece quello che poi ti rendi conto è che è più importante un rapporto vero, una relazione autentica, piuttosto che come dire, la maschera dell'essere papà o mamma perfetti, che sappiamo che non esistono, però lo sappiamo, ma tanto ci cadiamo lo stesso, no? In tutta questa pantomima. Quindi per noi è stato importante anche scoprire che certe volte non è necessario nascondersi dietro le apparenze, ma essere più che altro accanto a loro, dandogli delle regole, rispettandoli, ma anche ascoltandoli molto. Allora vorrei farvi ascoltare, a proposito di questo bel tema che abbiamo sollevato con la domanda anche di Don Vincenzo, ciò che dice Papa Francesco a proposito di questa crescita genitori figli, e lo troviamo proprio nel settimo capitolo di Amoris Laetitia, letto dalla nostra Maria Pia Picciafuoco. Ascoltiamo insieme. La famiglia è l'ambito della socializzazione primaria, perché è il primo luogo in cui si impara a collocarsi di fronte all'altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, aiutare, convivere. Il compito educativo deve suscitare il sentimento del mondo e della società come ambiente familiare. È un'educazione al saper abitare oltre i limiti della propria casa. Nel contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità, il prendersi cura, il saluto. Lì si rompe il primo cerchio del mortale egoismo per riconoscere che viviamo insieme ad altri, con altri, che sono degni della nostra attenzione, della nostra gentilezza e del nostro affetto. Non c'è legame sociale senza questa prima dimensione quotidiana quasi microscopica. Stare insieme nella prossimità, incrociandoci in diversi momenti della giornata, preoccupandoci di quello che interessa a tutti, soccorrendoci a vicenda nelle piccole cose quotidiane. La famiglia è il soggetto protagonista di un'ecologia integrale, perché è il soggetto sociale primario, che contiene al proprio interno i due principi base della civiltà umana sulla Terra: il principio di comunione e il principio di fecondità. Mi piace molto questo concetto di ecologia integrale che Papa Francesco nella Laudato Si ha teorizzato, e che in Amoris Laetitia poi troviamo davvero esplicato nell'ambito familiare in maniera molto molto puntuale e precisa. E si ricollega anche, Don Vincenzo, a quello che abbiamo ascoltato dalla risposta dei nostri amici, con i quali vogliamo continuare la nostra chiacchierata, subito dopo però la sosta pubblicitaria che ci aspetta ed è davvero dietro l'angolo. Allora, linea alla regia e poi ritorniamo ancora con Emma e Piermarco. Eccoci, allora, insieme a Piermarco ed Emma e il loro sapore di famiglia, il titolo del libro che oggi ci sta accompagnando in questa puntata dedicata non solo all'educazione dei figli, ma abbiamo visto all'ambito più generale della famiglia. Ecco, vorrei entrare nello specifico con i nostri amici, con i nostri ospiti, a quella che abbiamo definito la famiglia di famiglie, perché tante volte la Chiesa si fa, come dire, tessuto principale di una rete di famiglie proprio per portare avanti poi la vita stessa di questa componente essenziale della nostra società. E allora a voi chiederei subito: quanto è importante, vista la vostra esperienza, avere una famiglia che sia aperta, che faccia comunità, che faccia rete con le altre famiglie presenti nel territorio, nella parrocchia, insomma, in un contesto sociale nella quale la famiglia vive ed insiste? Partiamo da... Vai Emma. Vai Emma, vai.
Sì, no, tantissimo. Se noi abbiamo fatto questo percorso è perché abbiamo avuto la fortuna di crescere nel matrimonio insieme ad altre famiglie e crescere anche i nostri figli insieme a gruppi famiglia. E questo ci ha aiutato tanto sia nell'educazione dei figli, ma sia nel ridimensionare le problematiche che accadono nella vita matrimoniale. E camminare insieme è stato veramente un grande dono che abbiamo ricevuto e se siamo riusciti poi anche a scrivere questo libro è perché in qualche modo restituiamo questo dono. Abbiamo visto che ha fatto bene a noi e ha fatto bene ai nostri figli. E noi siamo convinti che la coppia se vive solo concentrata su se stessa, la famiglia se vive solo chiusa in se stessa, muore d'asfissia. Abbiamo bisogno gli uni degli altri anche per crescere di più, per imparare, perché non si nasce marito e moglie, non si nasce genitori, abbiamo tutto da imparare e quindi un po' di umiltà nel camminare insieme aiuta tutti a fare meglio la famiglia e ad essere più famiglia. È bella questa parola umiltà, mi piace molto, è un atteggiamento che ecco, non ritroviamo troppo spesso ecco, in questi ambiti, non lo so Pier Marco se concordi. Non c'è più Pier Marco, lo sentiamo, eccolo. Fabio. Ci sono, Ecco, ecco. scusatemi. No, dico, la tentazione dell'autoreferenzialità c'è, nel senso di considerarsi un po' al centro del mondo, però ecco, quello che diceva Emma, secondo me è importante perché il fatto di doversi confrontare poi con altri, è vero che ti fa la fatica del dover anche mettere in discussione le proprie convinzioni, però ti dà la possibilità, Emma già usava il termine di ridimensionare un po' magari delle difficoltà, ma io direi più in generale di darti delle risorse, delle energie per capire anche cose che tu puoi aver approcciato in maniera sbagliata, no? E questo certamente se c'hai l'umiltà di capire che puoi non avere avuto sempre ragione, è importante, lo so, è Per noi importante, maschi è un però po' complicata questa. sì, ma anche a volte anche per le donne, Certo, certo. non si difetta di l'orgoglio, è una, diciamo, è un difetto che è ben distribuito, ecco. Certo. Quindi, però ecco, il tema centrale, il cuore è proprio quello, cioè una famiglia può sembrare paradossale, ma una famiglia che non si apre rischia di morire asfissiata. E è chiaro che uno lo fa con tutte le buone intenzioni, devo proteggere la mia famiglia, devo fare, cioè non do troppa confidenza, non spiego certe cose. Però poi alla fine, intanto, se vivi in una comunità con altri fratelli, che siano in parrocchie, siano movimenti o altro, per forza devi aprirti, altrimenti non puoi camminare. Ma io penso che proprio per vivere sia fondamentale. Quindi da questo punto di vista, sì, noi abbiamo avuto, Emma diceva, la grazia di avere un gruppo famiglia che ci ha accompagnato, tanti amici che poi ci hanno... con cui abbiamo condiviso tante esperienze, bisogna dirlo, per fortuna anche quella è stata un po' una provvidenza e non era scontato, ma questo aiuta e io penso che quando la gente lo capisce dice ma perché non ci sono arrivato prima? Certo. Ecco. Don Vincenzo. Sì, ci potete dire un po' la vostra esperienza attraverso nel forum delle associazioni, sia nel Lazio che a livello nazionale? La vostra presenza, soprattutto su quelle due esperienze, estate in famiglia e la settimana della famiglia, penso che ci possa arricchire anche nel capire le collaborazioni, questa apertura agli altri, alle altre famiglie, questo fare rete di famiglie per altre famiglie, anche per i giovani, ma anche per l'impegno nel sociale, anche per l'educazione all'ambiente, anche per l'educazione all'uso dei mezzi di comunicazione che a volte creano tanti, tanti problemi e difficoltà nei nostri ragazzi. E a noi adulti questo può sembrare quasi uno spazio che vorremmo occupare noi oppure da eliminare, mentre dobbiamo entrare anche noi nei mezzi di comunicazione per accompagnare loro. Ecco,
forse troppe cose, ma soprattutto su quell'estate in famiglia e l'esperienza della settimana della famiglia. Sì, intanto inizio io sul forum, poi magari Gianmarco porta l'esperienza di estate in famiglia e la settimana. Allora, noi questa esperienza familiare, delle comunità familiari, dei gruppi famiglia ci ha portato, è stato poi un percorso naturale a se tu vuoi educare tuo figlio non puoi pensare che sei l'unico che incide sulla sua vita, cioè c'è un mondo esterno da con cui contaminarsi e con cui relazionarsi, e per noi è stato naturale lavorare per rendere ancora, fare qualcosa anche nel nostro piccolo per poter migliorare l'ambiente in cui vivono i nostri figli. Quindi l'impegno nel forum è stato motivato da questo, ma anche del fatto che, avendo sperimentato su di noi con quattro figli le difficoltà che ha la famiglia oggi per poter andare avanti, non solo sul piano relazionale, ma soprattutto anche dal punto di vista economico, dei servizi, del lavoro. E ecco, io quando aspettavo il terzo figlio ho perso il lavoro. Cioè, ci sono tutta una serie di problematiche su cui non possiamo chiudere gli occhi e sui quali, se abbiamo la possibilità e l'occasione, dobbiamo dire la nostra. Ecco, l'impegno è venuto da questo, dal voler dare la possibilità ad altre famiglie di vivere meglio la famiglia, aiutandole a trovare delle politiche, suggerendo politiche alle istituzioni che possano migliorare la qualità di vita delle famiglie. Piermarco. Allora, velocissimamente su estate in famiglia e settimana in famiglia, sono state esperienze bellissime, esperienze ecclesiali intanto, perché c'erano persone di tutti i movimenti, di varie associazioni, ma persone belle che si sono messe in gioco e che ci hanno fatto rivivere lì a tutti quanti la bellezza delle famiglie intere impegnate, cioè dai genitori ai figli, figli che per conto loro hanno preparato anche dei programmi, hanno chiamato degli attori e delle attrici che a loro piacevano, li hanno portati lì, è stato bellissimo, ma tutto un insieme di proposte funzionava, che era per una settimana di proposte nello stesso luogo, al centro di Roma, e questo per 3 anni. Poi invece abbiamo deciso di fare la settimana della famiglia, che è stata un'esperienza itinerante, cioè o meglio portata nelle varie parti di Roma dalle singole associazioni, ma sicuramente noi tutti quelli che ancora ci vedono, ci contattano, tra l'altro abbiamo fatto dei siti web che sono ovviamente ancora visibili, c'è gente che ancora continua sui social a mettere mi piace su quelle foto e su quei post, quindi a distanza di tanti anni comunque c'è gente che manifesta interesse, anche a riprova di quello che diceva Don Vincenzo sull'uso dei social, è sicuramente fondamentale, abbiamo spinto molto anche dal punto di vista, ma nel complesso devo dire che è stata una grazia per tutti quanti. Allora, visto che siamo purtroppo in chiusura, il tempo è tiranno, chiederei ad entrambi in 30 secondi ciascuno di lanciare un messaggio per le famiglie che ci stanno seguendo, sappiamo che sono tante che seguono questo appuntamento, dunque vi chiederei di essere sintetici in 30 secondi, un messaggio per le famiglie in questo tempo così difficile. Parte Emma, decido io stavolta. Ok, allora ci prepariamo tra poco più di un mese all'incontro mondiale delle famiglie, un'occasione di riflessione su quello che è la nostra missione. Il messaggio che mando è che oggi di non avere paura, la famiglia è un'esperienza bellissima che va vissuta intensamente in tutti i suoi aspetti. Però va dato anche il cuore in questo compito, quindi la famiglia è bello fare famiglia ed è bello che tante famiglie camminino insieme, quindi questo con coraggio, bisogna avere il coraggio anche di dirlo che il matrimonio è una cosa molto bella e che rende felici le persone. Ecco, io aggiungo solo, perché ha detto già tutto Emma, aggiungo solo che ciascun matrimonio, ciascuna famiglia ha in sé veramente una possibilità di felicità e una storia di salvezza sia per le persone sia
per coniugi che per i figli. E anche quelle persone che vivono situazioni familiari complicate, difficili, composte con fallimenti o altro, possono veramente trovare comunque una luce che passa attraverso la ferita che si fa feritoia, e può essere un'esperienza bellissima veramente anche per chi pensa, anche per chi pensa di non poter avere questa speranza. E allora io vi ringrazio per essere stati con noi, ce l'abbiamo messa tutta per cercare di condensare un po' questa esperienza lunga 30 anni in questi pochi minuti, sperando di aver restituito ai nostri amici telespettatori quel sapore di famiglia che voi avete descritto nel vostro libro e che oggi ci avete un po' raccontato qui su Padre Pio TV. Grazie di cuore per essere stati con noi. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi. Buonasera. Grazie. E allora, Don Vincenzo, noi chiudiamo la nostra puntata e ci rivediamo venerdì prossimo, ogni venerdì come sempre, affrontando un altro capitolo importante di Amoris Letizia, parlando anche di situazioni molto particolari, ma lo vedremo la settimana prossima. Nel frattempo, grazie, il ringraziamento per essere qui con noi e a tutti i nostri amici telespettatori. Due secondi. Vai. I figli sono un dono. Papa Francesco dice che è anche una fatica accompagnare i figli, però è un dono bellissimo al quale non rinunciamo per piacere. Grazie. Grazie Don Vincenzo, linea alla regia. Ci vediamo venerdì prossimo.